Prima serata di prove in Piazza Grande, il momento più atteso l'arrivo dei giostratori di Porta Santo Spirito in chiusura di serata di prove. Ecco qua proprio i cavalli, i nuovi cavalli, due dei sei nuovi cavalli del quartiere di Porta Santo Spirito che sono stati acquistati per fronteggiare dunque questa emergenza che ha falcidiato la scuderia del quartiere. Il primo impatto sulla piazza, vedete, sembra abbastanza tranquillo per Cicerchia e Scortecci. E proprio della questione cavalli ne abbiamo parlato con il rettore Ezio Gori. Non augura a nessuno di passare quello che abbiamo passato noi a 10 giorni della giostra, ritrovarsi nelle nostre condizioni senza cavalli di proprietà e oltre che cavalli anche senza la nostra struttura. È stato veramente difficile. Quindi in questi giorni poi valuterete quelli che poi saranno i titolari? Sì, abbiamo 6 cavalli a disposizione, già un pochino di scelte le abbiamo fatte, però ancora le dobbiamo valutare, perché come ti ho detto prima non abbiamo avuto la possibilità di allenarci perché il tempo non ce l'ha permesso. Ecco, sarà molto, dipenderà anche dall'abilità, ovviamente hanno già dimostrato di essere fenomenali la vostra coppia di giostratori che in pochissimo tempo dovranno entrare nel massimo feeling con questi cavalli. Sì, no, io credo le qualità giostresche, le tecniche di Lea Gianmaria sono immense. Noi voglio ricordare che nel 2012 andammo a debuttare con Lea Gianmaria e lì c'era 2 cavalli nuovi, esordienti, e 2 giostratori d'esordienti. Abbiamo vinto 3 giostre consecutivamente, sicché se parla di 4 anni fa, ora i ragazzi hanno molta più esperienza, io credo che possano far bene. E anche per Martino, insomma, per tutto il vostro staff è stato veramente, immagino, no? Un periodo alla fine è finito bene, però insomma vi aspettavate più solidarietà da parte degli altri quartieri? Ma no, questo no, noi, te devo dire la verità, noi queste situazioni qui ci caricano e forse era quella molla che in questo momento al nostro quartiere, non dico che ci voleva, però io credo che ci darà quella carica agonistica in più, quella consapevolezza dei nostri mezzi che abbiamo voglia di portare in piazza e misurarci anche nelle difficoltà e dimostrare che non è che siamo competitivi, più che competitivi.